Ciao ragazzi, allora eccoci qua per vedere il prossimo progetto. Allora, ve lo avevo già anticipato nel video dello sparafrecce, vi avevo chiesto dei commenti per vedere se capivate di cosa si trattava, infatti in molti l'avete capito al volo. Allora, si tratta di un generatore di idrogeno. Allora, questo progetto l'ho voluto chiamare il Nutellogeno perché l'ho costruito con vari barattoli da Nutella, quindi da questo è derivato il nome, è il primo che mi è venuto in mente. Buona cazzata, però mi piaceva questo. Ok, andiamo a vedere un po' il funzionamento e in modo veloce più o meno come si costruisce. Ok, andiamo ragazzi. Eccoci qua, allora, questo è il Nutellogeno. Un piccolo generatore di idrogeno con due misure di barattoli di Nutella. Un barattolo penso sia piccolo e un barattolo mini sempre di Nutella. Vi allego delle foto per farvi capire di cosa si tratta. Ok, l'occorrente in pratica sono poche cose, un alimentatore che sia almeno superiore ai 12 volt. Io ho preso quello di un PC che non andava più, quindi ho spellato i due fili alla fine per attaccarli ai due morsetti. Del bicarbonato di sodio, acqua demineralizzata che è quella che si mette nei ferri da stiro, un barattolo da Nutella di vetro, io l'ho fatto di vetro, poi è un altro barattolino di Nutella, questo è in plastica. Poi ci sono dei bulloni con i suoi dadi, delle guarnizioni e comunque vi allego tutto nelle foto per così capite di cosa si tratta. Una siringa. Allora, in pratica io questo generatore di idrogeno l'ho costruito per avere un mini cannello a portata di mano. Siccome saldo spesso e volentieri dei condensatori, transistor, da schede elettriche, questo è una cosa micidiale, è molto veloce, quindi cola lo stagno immediatamente. A me sembra più veloce del saldatore a stagno. Io uso questo e mi trovo benissimo. Ok, adesso vi faccio vedere il funzionamento. Anzi, prima vi spiego un attimo come è costruito. Allora, ho forato questo bianco, ho forato il tappo col bianco con tre fori, come vedete nella foto. In due fori ci andranno i bulloni saldati a delle piastrine di acciaio inox. Allora, importante, dovete usare l'acciaio inox, altrimenti se usate del materiale ferroso normale, questa si corroderà immediatamente. Con l'elettrolisi l'acqua diventerà nerissima, quindi l'acciaio inox è il materiale ideale per usare in questo progetto. Come riconoscere l'acciaio inox? Allora, niente, l'acciaio inox lo riconoscete tramite una calamita. Adesso vi prendo un pezzo d'acciaio. Ora, per esempio, questo è acciaio. Come vedete, la calamita non si attacca. Mentre se uso dell'acciaio ferroso, allora questo è un modo per capire qual è l'acciaio inox, infatti questo non si attacca assolutamente. Ok, una volta che vi siete procurati l'acciaio inox, ci saldate dei bulloni, sempre come nella foto, e fate in modo che io li ho piegati qua per fare in modo che una volta che ho avvitato il tappo le piastrine non mi dessero di impaccio per avvitarlo. Ho sempre comunque messo del Teflon per non avere perdite sia nel tappo della Nutella grossa che in quello piccolo. Oltretutto sotto il tappo della Nutella, il barattolo grosso,
ci ho messo anche una guarnizione, perché il cartone che c'era dentro, c'era nel tappo, chiaramente si inzuppa di acqua e quindi provoca perdite. Quindi ho messo una guarnizione che l'ho ricavato da una camera d'aria di bicicletta. Ci ho messo sopra il tappo bianco e l'ho ritagliato all'interno, poi l'ho inserito all'interno. Ok, ho usato dei tubicini, che diametro sono, vediamo, che avevo portato di mano trasparenti, sono dei tubicini esterno del 7 che andavano benissimo. Allora, c'è un primo tubo che esce dal tappo bianco del barattolo grosso e va a finire sotto il barattolo piccolo di plastica della Nutella piccolina. Dopo dovrete incollare tutto con colla a caldo e rendere tutto al massimo ermetico, che non ci siano perdite. Poi dal tappo della Nutella piccola un altro foro, che esca un altro tubo che vada a finire a un cannellino. Allora, nel cannellino io ci ho aggiunto un pezzo di alluminio e all'interno di questo pezzo di alluminio ho messo della spugna per evitare un ritorno di fiamma. Ok? Della spugna, intagliate delle striscette e la arrotolate all'interno. E poi alla testa del tubicino prendete la siringa, togliete la bava o lo arrotondate per fare in modo che entri un po' forzato nel tubo di alluminio, sempre con un po' di teflon. Ok, cos'altro dire? Ho incollato con colla a caldo il barattolo della Nutella piccola che in realtà sarebbe una sicurezza di ritorno antifiamma, perché se in caso non ci fosse questo e ci fosse un ritorno di fiamma, chiaramente l'idrogeno che c'è all'interno del tappo in pressione esploderebbe, la cosa sarebbe abbastanza pericolosa. Quindi fate attenzione, questo barattolino piccolino che è l'antiritorno di fiamma è molto importante. In pratica la fiamma non torna perché essendo le bolle essendo immerse nell'acqua il ritorno di fiamma non c'è, quindi è molto importante questo pezzo. Ok, adesso vi faccio vedere un attimo, attacchiamo solamente la spina. Come vedete è già in atto l'elettrolisi. Qua c'è il tubo, adesso qua c'è poca acqua e ce la devo rimettere perché altrimenti, come vedete, il ritorno di fiamma potrebbe essere pericoloso. Quindi questo barattolo deve essere sempre pieno. Ok, quindi adesso lo riempiamo un po' d'acqua, stacchiamo, lo riempiamo un po' qui dall'acqua. Ok, adesso abbiamo il livello dell'acqua che è giusto, possiamo rimetterci il tappo, lo stringiamo bene per non avere perdite e possiamo ricominciare l'elettrolisi. Ok, come vedete adesso le bolle sono immerse nell'acqua, quindi il ritorno di fiamma, la sicurezza dell'antiritorno di fiamma funziona bene. In questo momento il gas che si produce sta andando in pressione e possiamo vedere se effettivamente c'è la fiammella. Adesso dobbiamo aspettare che l'idrogeno faccia il corso delle cannucce.
E comunque eccola già la fiammettina. Ora, questa fiamma sembra una stupidata, ma è molto potente. Infatti adesso vi farò vedere che con lo stagno lo cola immediatamente. Come vedete, la cosa è immediata, e infatti lo cola subito. La fiammella è abbastanza forte. Con la pressione, chiaramente più la pressione aumenta, più la fiammella diventa appena appena un po' più lunga. Allora, io ho notato che la siringa normale non andava bene, ho dovuto tagliare la punta, quella che è obliqua, e l'ho resa piatta, e inoltre l'ho schiacciata un po' e la fiamma mi sembra molto meglio. Ok, come avete visto, pure se volete vedere qua, la fiamma è molto potente. Se volete potete fare anche dei disegni. Ok, niente ragazzi, questo è il mio mini cannello. Allora, questo diciamo che è il modo principale con cui uso il mio mini generatore di idrogeno, ma io l'ho costruito prevalentemente per fare un esperimento un po' più ambizioso, che adesso vabbè, io questo è molto piccolo, però questo stesso generatore di idrogeno lo vorrei usare su una mia mini moto per vedere se ci sono, diciamo, voglio vedere il comportamento che ha l'idrogeno su un motore a due tempi. Ok, niente, per questo progetto vi farò dei video più avanti e vi farò sapere come va a finire l'esperimento. Questo è il mio Nutellogeno. Grazie a tutti per la visione, ragazzi. State attenti, mi raccomando, questo affare produce idrogeno, quindi un gas altamente infiammabile, e quindi dovete stare molto attenti. Niente che dire. Buon divertimento e mi raccomando, attenzione. Ciao ragazzi, al prossimo progetto.